L'hanno chiamata Marcia per il lavoro. Giovanni Barozzino, Antonio Lamorte e Marco Pignatelli hanno incontrato in giro per l'Italia i colleghi degli stabilimenti Fiat per denunciare quello che ritengono un evidente esempio di mancanza di diritti e di democrazia nel nostro paese. I tre operai a luglio scorso sono stati licenziati dalla Fiat di Melfi per aver, secondo l'azienda, bloccato la produzione durante uno sciopero. Il Tribunale del Lavoro li ha reintegrati ed ha condannato il Lingotto per comportamento antisindacale. Da 40 giorni, però, in attesa del ricorso proposto da Fiat il 6 ottobre fissato alla prima udienza, gli operai sono stati confinati lontano dalle catene di montaggio. Possono fare attività sindacale in una saletta per 2 ore, ma non possono lavorare. Per questo l'ultima tappa del loro viaggio è stata il Ministero della Giustizia. Noi continuiamo ad avere la più grande azienda del nostro paese che all'interno dei suoi stabilimenti non vuole applicare le leggi del nostro Stato. Come vi sentite a prendere lo stipendio e a non lavorare? Beh, noi rigettiamo questa proposta, noi non vogliamo essere considerati dei parassiti, noi vogliamo percepire il nostro stipendio, però poter lavorare sulle linee di montaggio, come abbiamo sempre fatto. Lo sciopero fu indetto perché Fiat unilateralmente aveva aumentato la produzione e contemporaneamente era ricorsa alla cassa integrazione. Ma sui fatti di Melfi ci sono versioni contrastanti, come riferito da alcuni testimoni intervistati in forma anonima dal settimanale Panorama. Loro dicono che hanno questi testimoni, non c'è problema. Si facciano sentire dal giudice. Solidarietà ai lavoratori un po' ovunque, unica eccezione Pomigliano, uno stabilimento in cui gli operai sono stati già messi alla prova. Pomigliano sta già vivendo il progetto Italia, quello vero che vogliono fare, perché la parte dei lavoratori più ricattabile vive nel terrore e vive una paura di perdere un posto di lavoro. Il segretario FIOM Maurizio Landini si oppone ad accordi che derogano il contratto nazionale. Per lavorare, afferma, è impensabile dover rinunciare ai diritti garantiti dallo Statuto. Landini rifiuta la flessibilità chiesta dall'amministratore delegato Fiat Marchionne e chiede al governo un sostegno vero all'industria. Non mi pare che il metodo e la cura Marchionne abbia particolari consensi, non solo in Italia ma anche fuori. La crisi è pesantissima, anche i dati di oggi indicano una caduta delle vendite senza precedenti e qui più che nuovi modelli continueranno le persone a fare cassa integrazione, allora non è accettabile che l'unico governo in giro per il mondo che non affronta il problema anche con un'iniziativa pubblica di difendere l'industria sia il governo italiano.